1646 si svolge la battaglia di Torrington nel Devon, l'ultima grande battaglia della prima guerra civile inglese. 1659 viene messo il primo assegno britannico, a firmarlo per 10 sterline Nicholas Vanacker, oggi è negli archivi della National Westminster Bank. 1801, Pitt il Giovane si dimette da primo ministro britannico per il rifiuto di re Giorgio III di firmare i suoi piani per l'emancipazione dei cattolici irlandesi. 1923, Howard Carter, dopo aver scoperto la tomba di Tutankhamon 12 mesi prima, solleva il coperchio del sarcofago per rivelare un'effigie dorata del giovane re. 1927 nasce l'attrice June Muriel Brown, meglio conosciuta per il suo ruolo di Dot Cotton nella soap opera britannica EastEnders. 1940, Seconda Guerra Mondiale. Una squadra dell'HMS Cossack salva 299 prigionieri di guerra britannici dell'Altmark, una petroliera tedesca da 12.000 tonnellate. 1950 nasce il politico del Partito Laburista Peter Hain, ex segretario di Stato per il lavoro e le pensioni ed ex segretario di Stato per il Galles. 1957 muore il politico Leslie Hore Belisha, ministro dei trasporti, che ha introdotto l'esame di guida, il codice della strada e il segnale Belisha utilizzato alle strisce pedonali. 1972 inizia il razionamento dell'elettricità per un massimo di 9 ore al giorno a causa dello sciopero dei minatori. 1990 le mogli dei marinai della Royal Navy protestarono per la decisione di consentire alle donne marinaie di andare in mare con i militari uomini.